Salvatore, buongiorno. Ciao Luigi. Allora, Salvatore, oggi vogliamo affrontare un argomento molto particolare e giustamente ristretto a pochi che sono come si dice, del tema. Allora, ritornando alla supermente, nessuno può acquisire i poteri di questa supermente se prima non raggiunge la capacità della mente olistica. Altrimenti avverrebbe ciò che i nostri fisici nucleari fecero con la superforza, che crearono la bomba atomica senza avere coscienza e consapevolezza dei danni che poi hanno creato a posteriori all'umanità. Perché, cioè, l'hanno creata, però non hanno pensato agli effetti. Invece di utilizzarla per il bene, è stata poi utilizzata solo per schifezze, per rovinare un pianeta intero. La stessa cosa avverrebbe a qualsiasi pensiero, anche negativo, espresso senza verificare ciò che può avvenire dopo averlo espresso. Cioè, se questa supermente effettivamente quello che pensa crea, se pensa negativo, immaginiamo gli effetti devastanti che può avere. Quando io ho scritto quel trattato, era la pietra filosofale. Che abbiamo anche lo schemino come è formata, supermente, superforza e tutta la. Esattamente. Ho parlato che tutte e due hanno le capacità di disgregare e creare la materia, cioè creare universi anche. Soltanto che tecnologicamente, quando Einstein, Fermi, Mady, tutti gli altri ebrei, diciamo così, fisici nucleari, progettarono e crearono l'atomica, loro non avevano una mente olistica per poter espandere questo tipo di consapevolezza e di coscienza. Nel senso, se tu fai un'azione, corrisponde una reazione uguale e contraria. Loro non hanno cercato, previsto, pensato alla reazione uguale e contraria che poteva venire dalla creazione di una bomba così esplosiva, così grande. Cioè, loro non sapevano gli effetti che si sarebbero riversati sull'umanità. Quindi sono assassine. Cioè, chi fa un gesto, una cosa, deve sapere cosa accadrà domani, se a favore o a sfavore dell'umanità, o a favore o a sfavore di se stesso. Quando io ero in Val d'Aosta e mi ero connesso con la Madonna, cioè, certuno può sembrare ridicolo, si mettono a ridere quello che sto dicendo, non ha importanza, non mi interessa. Quando mi sono interconnesso con essa, subito dopo mi hanno trasferito dove volevo io. Cioè, la Madonna mi ha dimostrato che la connessione e la consapevolezza di ciò che io ho chiesto a lei, subito dopo la mattina me l'ha realizzata. È un potere incredibile. Poi sono venute altre forze, altri poteri dentro di me, che ne ho parlato, non è il caso da adesso. Quindi, quando uno raggiunge un tipo di connessione, un tipo di forza, che la mia non era la superforza, perché sarebbe stata molto, molto più grande come capacità, ma era lo stesso, perché le persone che si sono messe al mio servizio, che non dovevano e non potevano, e non era assolutamente necessario farmi dare il trasferimento perché ancora non avevo fatto i 6 mesi di, diciamo così, di prova. Che Però diciamo l'abilità di esserci riusciti, cioè la capacità più che altro di me esserci, l'hanno dato, di essersi che messi in prima contatto. me l'avevano bollato, bocciata questa richiesta, e poi me l'hanno data quando è intervenuta la, chiamiamola supermente. Quelle, quando poi si svegliavano, erano casine, si rivoltavano contro di me, nel senso che
che non mi volevano mandare più giù a Marsala. Quando prima se ne dovevano andare loro, c'era una reazione uguale e contraria. Mi segue? Poi è accaduto che questa situazione ha plagiato anche un'altra persona molto importante e io sono arrivato a Marsala. Poi non so più quello che è successo. Poi questa persona è venuta nell'ufficio di Marsala, era una persona meravigliosa, bravissima, purtroppo è morto, poveretto. Era un direttore di ragioneria che poi è passato qua all'ufficio di Marsala. Però sono stati utili al modificare degli eventi e quindi a vantaggio. A modificare gli eventi, ma a vantaggio mio. Ora, questi scienziati, chiamano scienziati, poi cosa hanno di scienza non si sa, perché sono capaci di fare un qualcosa, ma non di controllare qualcosa. Non hanno la capacità né di controllarla né di sapere e capire gli effetti che verranno dopo. Questa è una cosa assolutamente, perché si parla di scissione dell'atomo, non di fusione a livello di energia debole, ma a livello di energia forte. Scissione e devastazione di qualsiasi cosa. Inquinamento totale. Ancora c'è centrale nucleare, tutte centrali nucleari, le scorie che non sanno dove più nascondere. Esattamente. C'è ciò che Dio ha unito, cioè nell'atomo, l'uomo non deve separare. O altrimenti la supermente, attraverso non una tecnologia come noi l'abbiamo, attraverso acceleratori, attraverso bombe atomiche, attraverso tutte queste cose, ma attraverso la conoscenza dell'unione delle particelle che formano gli atomi. E loro li modificano cambiando gli spin, cambiando i collanti, e poi li rincollano di nuovo mentalmente. È un potere incredibile, e trasformano la qualsiasi cosa. Ora il discorso sta in questo. Un flash che ho avuto stamattina, per questo sto facendo adesso questo video, è stato questo: nessuno può raggiungere la consapevolezza e la coscienza della supermente, perché tutti coloro che sono proposte a questo controllo delle menti supreme, come quella di Ettore Majorana, che l'hanno presa e l'hanno portato via, perché avrebbe distrutto l'intero pianeta se gli stronzi scienziati avrebbero adottato l'antimateria per gli scopi come hanno adottato la bomba atomica. Cioè, sarebbe sparita la Terra. Perché lui aveva la capacità di questa supermente, però non era consapevole di questa forza che lui aveva. E infatti scrisse la formula in un pacchetto di cerine o di sigarette, non so di che cos'era, l'ha buttata. E quindi esseri superiori l'hanno ritirato per evitare guai maggiori all'umanità. Perché poi i poteri costituiti lo avrebbero preso, lo avrebbero spremuto, gli avrebbero fatto dire quelle cose, e gli altri lappari scienziati l'avrebbero realizzato. Con che cosa? Con il male, perché non hanno consapevolezza e coscienza, non sono collegati alla psiche e all'anima, cioè sono scollegati, e quindi quello che avviene attraverso la loro razionalità. Perché dico sono ebrei? Perché sono stati gli unici a essere manipolati e hanno avuto il raziocinio totale, capisci? Per questo sono i più intelligenti che esistono su questo pianeta, perché nel deserto del Sinai, invece di farli passare e portarli nella terra di Canaan in 15 giorni, li hanno ottenuti 40 anni nel deserto. Quelli che sono usciti dall'Egitto sono tutti morti, i discendenti sono stati manipolati man mano nascevano, e quindi hanno raggiunto una razionalità talmente grande che quando si sono sparsi per il mondo loro prendevano il potere nei potenti ricchi, perché i ricchi erano ignoranti, non sapevano l'aramaico, non sapevano il greco, non sapevano il latino, non sapevano neanche la loro lingua romana, per dire. Erano talmente lappane che loro non sapevano la matematica, non sapevano la geometria, quelle sapevano tutto. Quella mente, cioè di alcune di queste, sui vari settori erano grandi, e quindi li prendevano al loro aiuto, che poi diventavano i padroni.
Quindi a questo punto, per raggiungere e per queste custode di tutte queste frequenze, informazione, ti permettono di avere una supermente, vuol dire che tu hai raggiunto una mentolistica. Una mentolistica è una consapevolezza, è una coscienza positiva, perché altrimenti qualsiasi cosa esce dalla supermente nel negativo è distruttivo, qualsiasi cosa esce dal positivo è costruttivo. Ora nessuno può gestire una mente del genere. Deve essere l'individuo stesso che è Dio, come disse Gesù e come dicono tutti i maestri. Siamo parte della monade. Non devi essere un essere addestrato, cioè. Esatto, deve avere consapevolezza. In poche parole, come dire, deve passare è un come, tirocinio. È come il mago che da apprendista poi diventa consapevole e sa quando utilizzare i suoi poteri. E come utilizzarli. Perché? Se una zingara qualsiasi, una principessa degli zingari, una donna bellissima quando era piccola, sapeva il mio passato, quello della mia famiglia, di mio padre, di mia madre, di tutte, il presente perché eravamo lì e il futuro per quello che mi sarebbe accaduto. E che è successo esattamente in questo modo. Vuol dire che quella persona poteva, diciamo così, fare delle cose perché già sapeva cosa sarebbe accaduto nel futuro. Perché lei mi ha detto nel presente, che è fugacissimo, quello che nel passato era accaduto a mio padre quando è stato massacrato da quella macchina che gli ha spezzato le gambe e la testa ed era in un letto con piaghe da decubito. E lei l'ha aiutato, l'ha fatto alzare dal letto. Cioè, e ha detto a me quello che io avrei in seguito, quando sarei più grande, preso una grossa valigia e andata ai confini d'Italia dove avrei avuto il posto per tutta la vita. Queste menti esistono anche nelle gente normali. Ma che queste persone hanno un livello di mente, di supermente, ma a livello per come è la loro concezione olistica. Più si espande la loro mente olistica, mi segue? Più potere hanno nella supermente, altrimenti sarebbe come dare la bomba atomica a un bambino. Hanno il potere, però sono a livello base, esatto. Perché se loro espanderebbero la loro coscienza e la loro, come dire, praticità nell'utilizzare quel potere, cioè farebbero cose straordinarie. Esattamente. Perché potenzierebbero quel potere che loro hanno al massimo livello. Certo, ma lo possono fare pure in negativo. È negativo, eh. E per questo loro devono avere coscienza, consapevolezza e una mentolista. Ecco perché certe volte è meglio lasciarli assopiti certi, esatto, poteri, esattamente, in gente che potrebbe creare solo casini. Quindi, e danni. Se tu pensi un pensiero che entra dentro di te, o da fuori o è tuo, dalla tua parte negativa, nell'attimo quel pensiero si realizza. Quella cosa negativa può essere distruttiva per una persona. Hai immaginato, ecco l'immaginazione, hai pensato, hai immaginato che una persona deve morire, quella persona muore subito. Quindi tu devi, l'attimo in cui ti viene questo pensiero, con la mentolistica vedere cosa può accadere, se accade il male toglielo. Subito eliminare. Quindi, non pensarlo, fremme il pensiero e non accadrà quello che si manifesterebbe in futuro. Se è in positivo, lascia libero il pensiero e nel futuro accadranno cose importanti. Questa è la supermente di un essere spiritualmente voluto e non diabolicamente voluto. E infatti i demoni fanno delle cose distruttive perché sono a un certo piano di consapevolezza e lo fanno apposta. Non lo è che lo fanno apposta, è come un essere umano, uno un fratello vegetariano e uno è carnivoro. Quello ammazza gli animali e se li mangia, quell'altro invece no. Ma sono tutti due fratelli nati dallo stesso padre e dalla stessa madre. Dipende come viene utilizzata la loro volontà, la loro richiesta di capire se per loro è bene o è male. Quello che è carnivoro dice che è bene mangiare gli animali, quello che è erbivoro dice che non è bene, perché sono tutte creature di Dio, sono tutti i nostri fratelli. Ma nello stesso tempo pensa che pure le verdure e tutte le altre cose hanno
una loro consapevolezza nella loro vita, non lo dovremmo fare. E quindi chiediamo scusa, perdono, quando mangiamo quella verdura, di modo che in seguito la nostra consapevolezza ci porta a livello tale che i nostri chakra vibrano a livello così forte da assorbire le energie vitali dell'universo che Dio ci ha dato gratuitamente, e noi ci possiamo nutrire senza mangiare nessun essere vivente, né vegetale né animale. Salvato, però, come ci hai spiegato tu, hanno consapevolezza anche il regno minerale. Sì, pure il regno minerale. Quindi anche se noi facciamo male a un pezzetto di terra, a un qualcosa, cioè comunque dovremmo esserne o in colpa. Tutto è composto di atomi. E l'atomo ha l'informazione nella mente di Dio. Lo chiamano Anu, Dio, atomo, nel nostro modo di esprimerci. Quindi, o sono atomi di materia inorganica, o sono atomi di materia organica, sempre quel tipo di consapevolezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi diciamo anche una materia inorganica potrebbe comunicare con noi. Certo. E capire quello che noi vogliamo dire. Certo. Vedi, i psicometri, quando prendono una pietra in mano, leggono perché la pietra gli trasmette nel suo pensiero quello che realmente ha vissuto. E lui sa l'origine di quella pietra e tutto quanto. Tutti gli eventi dei millenni e dei miliardi di anni che sono passati dentro di lei. E così con le piante. Le piante sono più non intelligenti, più evolute, più consapevoli, più coscienti di noi, perché da miliardi di anni prima di noi sono state. Noi abbiamo pochissimi anni. Ancora siamo polli novelle, capisci? Ora noi non vogliamo capire che quelli che noi chiamiamo essere inferiore sono apparsi sulla terra prima di noi e che hanno tutta l'informazione di Dio come l'abbiamo noi nelle nostre cellule, solo che noi non vogliamo capirlo. Ci siamo disconnesse dalla natura, dal nostro istinto, dal linguaggio primordiale, dal nostro inconscio, perché abbiamo separato la nostra psiche dal cervello fisico, quindi non possiamo più accedere all'inconscio. Quindi tutti i messaggi che ci arrivano da madre terra, dalla natura, sì, dagli esseri viventi e non, e anche dagli esseri fuori, forse anche dal pianeta o anche dalla materia inorganica fuori dal pianeta, che ci arrivano continui messaggi, non riusciamo più ad ascoltarli, a decifrarli o a sentirli. C'è. Ritornando e finendo il discorso di questo video, cioè la super forza adottata da biologi, chimici, fisici nucleari, tutto quanto, ha portato alla degenerazione dell'umanità, perché hanno fatto una scienza senza coscienza, senza consapevolezza, senza spiritualità. E questa è disgregazione ed è distruzione dell'umanità. Una scienza olistica, una scienza della supermente in armonia con le forze spirituali, le forze positive, danno sempre la possibilità alla natura di evolversi nel modo positivo e di non entrare in un'entropia, in un disordine, in un caos, ma in una ectropia potentissima e perfetta, come sono gli elettroni che girano attorno agli atomi, la Terra che gira attorno al Sole, la Luna che gira attorno alla Terra, e la Terra e la Luna col Sole fanno un giro, oltre il Sole che fa il giro di rotazione su se stesse, di rivoluzione attorno allo zodiaco, di traslazione. E tutto, diciamo, viene mantenuto in amore e armonia. Esattamente. Perché l'armonia viene creata proprio dall'amore. Non c'è nessuno sbaglio, non c'è nessuna perdita
di frequenza. Quanto si perde la frequenza si distrugge l'organismo. È così. Come noi stiamo abbassando la frequenza delle nostre cellule, invecchiano. Come noi alteriamo il nostro sistema di informazione e le cellule diventano radicali libere o tumorali. Attraverso l'alimentazione, attraverso la nostra mente stupida e cretina. Perché ognuno di noi non siamo olisticamente informati totalmente in un insieme più grande. Ognuno di noi la pensa in modo diverso dall'altro. Mille persone che devono valutare un sistema, ognuno di loro dice una cosa diversa dall'altro. Ci siamo sconnesse totalmente. Ognuno di noi crede che sia un universo in se stesso. Non è vero, siamo tutti un universo. Se le nostre cellule farebbero come stiamo facendo noi, non esisterebbe più il nostro corpo fisico. Ci sarebbe la disgregazione. Addirittura si sa scientificamente che le cellule tumorali sono più eterne delle cellule normali. Le cellule normali ogni 6 mesi muoiono, si rifanno. È la forza coesiva che si disperde che le invecchia. Le cellule tumorali non invecchiano e non muoiono. Sono eterne. Se noi non cambiamo il loro spin, non cambiamo la loro frequenza, cioè, capisci? È una questione di frequenza, o alta o bassa, e cambia tutto quanto. Ma se sono tutte la stessa cosa. Sicuramente quando sono tumorali le frequenze sono basse. Sì, certamente. E allora diciamo questo, per finire. Io non so se quanto detto da me oggi, per un flash che ho avuto stamattina, le persone possono capire e possono, diciamo così, fare come il ruminante che accetta quell'erba, la mette nel suo saccoccio, poi la rimurgina e la rimangia. Queste sono ipotesi di lavoro, informazioni. Se questa informazione, invece di rigettarle, li rivalutate, cercate di capire, comprenderete realmente i fatti come io ho narrato attraverso questo video. E se c'è qualcuno che dice che non è vero, deve dare delle tese, delle ipotesi o qualsiasi altra cosa uguale e contraria che mi possa dire stai sbagliando. Ma non credo, perché se io sbagliassi, sbaglierei anche quando le persone vengono qua con cancro, tumore, leucemia, AIDS, herpes simile, herpes zoster. Cioè io ho una, diciamo così, ho una forma olistica di cura che non è la malattia, perché non esiste, è l'alterazione dello stato di salute. Se io sono capace di rigenerare un corpo fisico, qualsiasi malattia essa sia, attraverso la rigenerazione dello stato di salute, sta a significare che quello che io dico o faccio alle persone che credono in alcune cose che dico o faccio e altre che non ci credono, non ha nessun senso logico. O sono tutte balle le mie e io non ho mai curato nessuno, li hanno curati i medici che li hanno assassinati e poi sono venute da me e io gli ho ridato la vita, o quello che dico sono tutte fandonie o sono tutte verità. Non ce n'è così o colà. A questo ci credo, uno mi dice, a questo che dici tu ci credo, a quell'altra cosa che hai detto non ci credo. No, tu o non credi in nessuna delle due cose o credi in tutte e due le cose, perché sono state dette dalla stessa persona che fa delle cose che più grandi luminari della scienza non riescono a fare, non riescono a curare, e io li curo perché non sono malattie, altrimenti non potrei farlo, perché non sono un medico, non sono un santo, non sono un mago, non sono un Cristo, sogno tu soltanto un troglodita, se me l'analfabeto ed ignorante. E se fosse intelligente e capite che uno come me può fare queste cose, vi dovreste ribellare alla sanità, vi dovreste ribellare ai medici, vi dovreste ribellare a tutti quelli che vi fottano i soldi e la vita e la salute. Lappane! Ciao!